Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware degli ESC BLLi con un Arduino Nano. Per aggiornare gli ESC BLLi solitamente usiamo il metodo Betaflight Passthrough. Delle volte però può capitare che il vostro flight controller non supporti questo metodo, o perché è particolarmente vecchio o perché avete una KISS. In questo caso, per procedere al flash degli ESC usiamo un Arduino Nano. Se dovete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il programmatore ci arriva con questa serie di pin da saldare. Siccome per il flash degli ESC vi servono solo i pin GND e D3, prepariamo una serie da 3 rimuovendo il pin centrale. Questo perché un eventuale ESC con back integrato potrebbe danneggiare il programmatore. Se invece avete già saldato i pin sul programmatore, sfilate il cavo 5V dal connettore servo. Sistemiamo i pin nei fori GND e D3 e procediamo con la saldatura. Il risultato finale sarà questo. Aggiornare il firmware degli ESC è importante per avere un volo sempre più stabile e preciso. In ogni caso, durante tutta la procedura di aggiornamento è estremamente importante rimuovere le eliche. Questo perché i motori potrebbero avviarsi senza preavviso alla massima potenza, causando seri danni a cose e persone. La procedura di aggiornamento è uguale per gli ESC BLLS o BLLi32. Assicuratevi di scaricare la suite adatta ai vostri ESC. Trovate il link in descrizione. Colleghiamo il programmatore al PC e avviamo la BLLi suite. Prima di tutto dobbiamo flashare il nostro Arduino Nano. Questa procedura va eseguita solo la prima volta che usiamo questo programmatore e non è necessario farla per gli altri ESC. Clicchiamo il tab Make Interface. Scegliamo la porta COM relativa al nostro Arduino, nel mio caso la 11. Su Arduino Board assicuratevi che sia selezionato Nano ATmega 328. Il baud rate deve stare a 57600. Infine procediamo al flash del programmatore cliccando su Arduino BLLi Bootloader, poi su Yes. In questo caso ho usato la suite BLLi32, ma se usate la suite BLLS dovete fare gli stessi identici passaggi. Clicchiamo su OK. Colleghiamo l'ESC al programmatore ricordandoci di mettere terra e segnale nel verso giusto e poi colleghiamo la batteria al LiPo. Ora clicchiamo su ESC Setup, poi andiamo su Interfaccia e selezioniamo BLLi32 Bootloader USB COM. Dopo scegliamo la porta COM corretta e clicchiamo su Flash BLLi. In questa schermata lasciamo tutto di default perché il sistema riconosce in automatico il modello dei nostri ESC e ci fa installare l'ultima revisione firmware disponibile. Quindi clicchiamo su OK. Poi diamo Yes e partirà il processo di aggiornamento. Una volta terminato, clicchiamo su OK, il firmware è installato. Se abbiamo più ESC, ripetiamo l'operazione per ognuno di essi. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware degli ESC BLLi con un Arduino Nano. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.